La Milano rossonera, in attesa dell'acqua piovana, si era accontentata finora della pioggia di gol firmati da Van Basten, autore di 12 reti in 13 giornate. L'olandese, che ha ottenuto un contratto da Nababbo per 3 anni, più contanti, più contento, dice il suo slogan, si è fermato oggi davanti a Torrente, accusando problemi di guado. Nonostante ciò, sulle sabbie mobili di San Siro, il Milan è andato in gol in 26 secondi. Daniele Massaro, l'uomo delle grandi occasioni, ha buttato dentro l'uovo di Colombo, arrivatogli dalla destra. Questo gol, così, senza preavviso, ha dato un vantaggio psicologico notevole al Milan, che aveva già dovuto fare a meno di Tassotti, infortunatosi ieri, ed ha perso Costa Curta cammin facendo. Il pressing spietato e la velocità del Genoa tuttavia hanno creato notevoli difficoltà ai rossoneri, come si vede dalle immagini e come nella sua prolusione il professor Scoglio sostiene. Diciamo che il Genoa, se si rivede bene questa gara, sarà forse l'unica squadra o fra le pochissime squadre che ha obbligato il Milan per 40-50 minuti a giocare di rimessa e ha obbligato il Milan per molti minuti a rinviare palloni fuori dal campo con grande precipitazione. Quindi io penso che al Milan non succedeva da moltissimo tempo non riuscire a fare per moltissimi minuti 3 passaggi di seguito. Anche nella ripresa il Milan bada soprattutto a controllare il risultato, che vale un virtuale secondo posto considerato il recupero da 2 punti con la Verona. Baresi non mette quasi mai fuori il naso dalla propria metà campo. In contropiede cercano il gol della tranquillità i rossoneri, ma è Ruotolo a sfiorare invece il pareggio sull'altro fronte. È una partita aspra, dura, ma Massaro dimostra di sapere adesso dove si butta la palla per restituirla agli avversari. Nel finale è il Milan a riprendere quota, ma Donadoni, Rijkaard e Colombo, come vedremo, non riusciranno a far centro. Per i rossoneri, 2 punti essenziali nella corsa dietro al Napoli. Un po' il campo, un po' la stanchezza per i troppi impegni, ma soprattutto il combattivo Genoa, hanno messo in difficoltà il Milan.